siamo qui l'onorevole Straguadagno e io, che sono il senatore Lucio Malan, accompagnati dal sindaco di Nettuno, Alessio Chiavetta. Noi siamo qui come Fondazione Italiani Americani, una fondazione che si propone di promuovere l'amicizia fra i popoli americani e italiani. Noi pensiamo che il legame che è stato creato dai giovani che sono venuti dagli Stati Uniti a combattere e morire per la nostra libertà sia un legame più forte di qualunque altro che ci possa essere. La loro lotta è stata non per difendere la loro famiglia, la loro patria o la loro libertà, ma per donare la libertà a noi. Per questo sono venuti fino qua, molti sono morti, molti altri hanno combattuto e hanno dato la libertà al nostro paese. Noi ricordiamo che con loro vennero soldati da molti altri paesi, dal Regno Unito, dal Canada, dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dalla Francia, dalla Polonia e da altri paesi ancora. Ricordiamo che 600.000 prigionieri italiani rimasero in Germania affrontando una durissima prigionia pur di non essere mandati in Italia a combattere contro questi loro fratelli. Ricordiamo i tanti che entrarono nelle formazioni partigiane, che diedero vita a una forte e valorosa resistenza, che tenne impegnati importanti contingenti del nemico lontani dal fronte. Questo legame è stato a volte trascurato. Io credo invece che i più elementari sentimenti di umanità e di riconoscenza e di gratitudine ci facciano dire, ci facciano soprattutto sentire che quel legame che è stato creato tra il popolo americano e il popolo italiano con questo sacrificio di tanti giovani è un legame che durerà per sempre. Seguendo quel principio che è scritto nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America, secondo il quale tutti gli uomini, non soltanto i nostri compatrioti, ma tutti gli uomini sono creati liberi, dotati dal loro creatore di uguali diritti e fra questi diritti la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Che Dio ci aiuti a tener fede a questo grandissimo sacrificio che fu fatto tanti anni fa, affermando e difendendo ogni giorno la libertà.